Buongiorno Francesca Mencacci, la Nazione mista una partita, quella di lunedì, tra due squadre che devono entrambe vincere. Buongiorno. Sì, è una partita dove sicuramente in palio la vittoria è molto importante per tutte e due le squadre. E quindi sarà una partita aperta. Noi abbiamo grande rispetto del Vicenza e andremo a giocare a Vicenza per cercare di fare il massimo, per volere fare il massimo. Lo sappiamo. E questo è sicuramente un dato di fatto. Cosa cambia? Cosa può cambiare nell'atteggiamento della squadra, diciamo l'imposizione, ma comunque sia tra virgolette, di dover necessariamente vincere per poter inseguire un sogno dei playoff? Ma non cambia niente, perché la squadra tutte le partite se l'è giocata sempre per vincere. E i dati parlano chiaro, fuori casa abbiamo fatto diverse vittorie importanti, ce la siamo sempre giocata per vincere. E questa è la mentalità, l'atteggiamento che la squadra ha sempre avuto. E anche lunedì giocherà per cercare di fare il massimo. E questo non cambia sicuramente niente da questo punto di vista. Buongiorno mister, Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. E con il Pisa si è vista una squadra molto continua, dal primo di fatto fino al 90esimo, ha cercato con convinzione l'1-0 che non è arrivato, poi ha cercato il pareggio, poi pareggiando ha cercato in tutti i modi di vincere la partita. Si è visto quasi il Perugia mirato fino ad un certo periodo della stagione. È d'accordo che si sta ricominciando a vedere quel Perugia brillante visto per larga parte dell'annata? Il Perugia di domenica col Pisa secondo me è stato un bel Perugia, bello. C'è solo il rammarico per non averla vinta. Io penso che il Perugia c'è stato per tante partite, per tantissime partite. E la partita che sicuramente ha cambiato un attimino la testa, e poi la testa è una componente fondamentale di questo lavoro, è quella con la spalla, il gol presso all'ultimo secondo. Quella può essere stato uno snodo, perché prima abbiamo fatto partite importanti, l'abbiamo fatta in casa con Lecce, col Benevento. Quella partita lì un pochino ha cambiato, e poi dopo la partita col Como. Non ritengo così negative le partite di Crotone e di Cittadella, sicuramente quelle due partite lì, però la squadra col Pisa ha fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, con un grande atteggiamento contro una grande squadra. È stata una bella domenica, una bella partita secondo me, ma io il Perugia non l'ho mai perso, l'ho sempre avuto chiaro, la squadra c'è sempre stata. È logico che, come ho sempre detto, abbiamo regalato dei punti in casa, abbiamo perso delle battute in casa e di questo ne siamo consapevoli. Non certo con il Pisa, che abbiamo fatto una partita di tutto rispetto e merito sicuramente dei calciatori. Questo campionato di Serie B è piuttosto equilibrato, cioè tutti possono vincere con tutti e viceversa. E, per esempio, il Cosenza che batte il Benevento, no? Non era previsto, eppure è successo. Questo significa che tutte le squadre possono giocare per vincere sempre comunque. Sì, il campionato di Serie B è questo. Io ho la fortuna di lavorare accanto al direttore, a Marco Giannitti, che ha vinto due campionati di Serie B e mi ha sempre detto che la Serie B è così fino all'ultima giornata, è sempre aperta. La dimostrazione è lo stesso Pordenone che è venuto a vincere qui, ha battuto in casa il Frosinone, lo stesso Cosenza che ha battuto il Benevento, cioè ogni partita è aperta e lo sarà fino all'ultima domenica. Noi ci siamo sempre stati, fin dalla prima domenica, oggi è lunedì è la 35esima, avendo delle battute a vuoto, facendo delle, non delle battute a vuoto, io ritengo l'unica partita oggi non è quella di Como, il primo tempo dell'andata, il resto il Perugia c'è sempre stato, poi aver perso alcune partite, però il Perugia c'è sempre stato con atteggiamento, con idee, con voglia, e questo è un campionato che sta a significare che tutti ancora
i giochi sono tutti aperti e tutti possano vincere con chiunque. Questa è la Serie B. Sono d'accordo. Sì, mister, ci fa per favore un quadro dello stato di salute del gruppo e dei singoli? Grazie. Non sono a disposizione per la partita Angella, capitano Gabriele Angella e Filippo Sgarbi, e non sono nelle migliori condizioni sicuramente D'Urso, Santoro. Questi sono giocatori che vedremo di averne almeno un paio a disposizione per la partita di lunedì, ma a disposizione. Domani decidiamo se Santoro e D'Urso partano con la squadra. Penso di sì, Santoro, D'Urso decidiamo domani. Al momento questi, sicuramente non parte Sgarbi e non parte Angella. Vicenza, avversario, uno va a vedere l'organico, resta squadra insomma di grande livello, che però ha evidentemente cambiato la stagione. Ha cambiato allenatore in questa settimana, che cosa ti aspetti? Ferroni Messaggero, chiedo scusa. Che cosa ti aspetti e che tipo di atteggiamento ti aspetti? Mi ricollega alla domanda del collega prima. La dimostrazione è la squadra del Vicenza, partita con obiettivi di playoff, grandi acquisti anche nel mercato di gennaio, e lotta per riuscire a rimanere in categoria, che è un obiettivo nobile. È una partita difficile, abbiamo grande rispetto di loro, sappiamo della loro forza, però questo sta a dimostrare il valore di questo campionato, delle avversarie che ci sono state. E per questo io dico che a oggi il campionato del Perugia è un campionato positivo, pur avendo un difetto, che con la partita di Pisa in casa è in via di miglioramento, abbiamo ancora due partite per poter portare quell'obiettivo a essere sufficiente. Però la squadra c'è sempre stata e la dimostrazione, ripeto, è l'avversario che incontroveremo lunedì, che io rispetto tantissimo perché ha tantissimi giocatori di valore. E quindi è una partita molto difficile, lo sappiamo. Questo sta proprio a dimostrare il valore di questo campionato. Buongiorno mister, Gabriele Di Pandelli, Calcio Grifo. Una doppia domanda. La prima sul campo, parlando delle prestazioni, appunto l'ha detto che il Perugia c'è sempre stato, però ultimamente c'è una crisi di risultati, come ve la siete spiegata? Non di prestazioni, ma di risultati. E la seconda invece, se la sente di fare un commento su questi giorni, di questa iniziativa dell'Academy Cup. Per quanto riguarda la crisi, non parlo di crisi, per me è una parola eccessiva per quelli che erano gli obiettivi stagionali e per quello che ha fatto questa squadra. In Italia solo qui si può parlare, non è assolutamente una crisi di risultati. Non credo che un pareggio col Pisa, un pareggio a Cittadella, con quello che non ci è stato dato all'ultimo secondo, si possa parlare di crisi di risultati. Si può parlare di degli episodi che non hanno portato dei risultati che la squadra ampiamente meritava. E quindi per la classifica che ha oggi il Perugia penso che sia un campionato ampiamente soddisfacente. Per quanto riguarda l'iniziativa dell'Academy, l'Academy stamani mattina a vedere 54 squadre dei bambini, tutta questa gente, e vedere nel sorriso dei bambini il piacere di stare nel Curi è fantastico. Per me era stata una grande soddisfazione e una grande iniziativa del Perugia Calcio. Complimenti all'Academy, complimenti al Presidente Santo Padre. Non è facile organizzare un evento del genere dopo due anni così difficili. Veramente una bella mattinata di sport, sono molto felice, è stato bello. Buongiorno mister, Andrea Franceschini, Umbria Radio. Dopo gli episodi che evidentemente hanno, sia quelli tecnici, anche quelli arbitrali, che hanno un po' cambiato il girone di ritorno, si aspettava almeno un calendario un pochino più benevolo nel finale, invece sono tutte squadre che lottano. No, è bello il calendario così, è bello, è affascinante, giocare lunedì al Menti è puro fascino, bellissimo, ricevere qua il Parma, al Curi, altrettanto il derby, una partita, lo sapete meglio voi di me, e l'ultima chiuderla con Monza. No,
mi ritengo fortunata a poter vivere queste quattro partite e ritengo anche la mia squadra fortunata per poterle vivere. È bello. No, no. Benvengano certe partite. Benvengano.